San Pio X e Santa Francesca Cabrini. Il Museo Cabriniano di Codogno mette in evidenza ed espone in un video importanti e significativi documenti storici inerenti a San Pio X e a Santa Francesca Cabrini. Infatti, oltre al grande movimento migratorio di fine Ottocento, che caratterizza il rapporto del Santo Papa con la Santa Patrona degli emigranti, è importante evidenziare la stima e l'affetto che Santa Francesca Cabrini nutrì per il Papa Pio X e per la sua azione pastorale. L'occasione di questo progetto nasce nel contesto degli eventi culturali e religiosi in onore a San Pio X, a cui si desidera intitolare la stazione ferroviaria di Mantova, dove Papa Sarto fu vescovo dal 1884 al 1893. L'attuale vescovo di Mantova, Monsignor Marco Busca, in una sua lettera al sindaco di Mantova dell'11 maggio 2022, descrive molto bene le preoccupazioni e i profondi sentimenti dell'allora vescovo di Mantova e poi Papa Pio X per gli emigranti, per i quali su un altro fronte lottava e si impegnava Madre Cabrini. Quando nel luglio 1903 venne a mancare il Papa Leone XIII, Madre Cabrini rimase molto addolorata, poiché Papa Leone era stato un grande amico e benefattore del nuovo istituto fondato da Madre Cabrini, ed era stato lui che le aveva detto «No all'Oriente, Cabrini, ma all'Occidente», facendo così cambiare rotta missionaria a Francesca Cabrini, che aveva sempre sognato invece di andare missionaria in Cina. Madre Cabrini aveva scritto alle sue suore: «Non siete state proprio capaci di tenerlo in vita, almeno fino al mio ritorno. Ebbene, sia fatta la volontà di Dio». Ma successivamente aveva subito capito che il nuovo Papa, Pio X, sarebbe stato altrettanto amico e benefattore. Infatti, dopo il 1903, nelle lettere che Madre Cabrini scrive alle suore, i riferimenti sul Papa Pio X saranno molti. Papa Pio X accondiscendeva benevolmente alle sue richieste e, oltre a mandarle sovente benedizioni, firmava di suo pugno anche raccomandazioni per le opere di Madre Cabrini. In particolare, durante il pontificato di Pio X, sono tre gli eventi speciali che intensificano il rapporto di Madre Cabrini con il Papa. Il primo, in occasione del Giubileo d'Argento dell'Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore, 25 anni dalla fondazione. Molti gli omaggi ed auguri che la Madre Cabrini riceve da vescovi, prelati, benefattori, che mettono in luce il grande lavoro missionario che la madre compie in favore degli emigranti italiani, ma molto graditi le giungono quelli della Santa Sede e direttamente le benedizioni apostoliche di Pio X. Il secondo grande evento che intensificò ancora di più il rapporto di Madre Cabrini con la Santa Sede e quindi con il Papa Pio X fu il momento dell'approvazione definitiva dell'istituto da parte della Chiesa. Ciò richiese un grande lavoro di preparazione da parte della Madre Cabrini in un momento molto delicato in cui la madre doveva far fronte alle mille difficoltà che si presentavano per impedirne l'approvazione. Il 6 luglio 1907, Madre Cabrini scriveva alle suore: «Spero di mandarvi un telegramma
con la bella notizia dell'approvazione definitiva dell'istituto dalla Santa Sede. Il cuore santissimo di Gesù ha ispirato al Santo Padre e tutti i cardinali, e specialmente al cardinal prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, un affetto così paterno da parere perfino una cosa prodigiosa, la quale ricambia a mille doppi tutte quante le tribolazioni sostenute. Il terzo e importante evento riguarda l'anno 1910, in cui il Papa Pio X conferma Madre Cabrini superiora generale a vita. Infatti, dopo l'approvazione definitiva delle regole dell'istituto, Madre Cabrini comprese che erano ormai 30 anni che lei esercitava il ruolo di superiora generale ed era venuto il momento di indire il capitolo generale per nominare un'altra suora per quel ruolo. Ma le suore ricorsero al Papa Pio X per ottenere eccezionalmente la nomina di Madre Cabrini superiora generale a vita. Fu una grande gioia per tutte le suore. La stima e l'affetto che Madre Cabrini nutriva nei riguardi del Papa e della sede apostolica erano espressioni della sua fede nella persona di Gesù Cristo e in chi lo rappresentava. Raccomandava alle sue missionarie il rispetto e la preghiera costante per il vicario di Cristo. Così scrive durante il suo viaggio da New Orleans a Panama nel 1895. Oh, la benedizione del Papa, quanto è feconda! Io vorrei che tutti lo capissero e mettessero in lui la loro fiducia. Chi è mai il Papa? È il rappresentante di Dio, è l'autorità di Dio, è la maestà di Dio, visibile in mezzo agli uomini. Il Papa è l'organo dello Spirito Santo, il fedele depositario dei tesori di Dio, dei segreti di Dio. Il Papa ha le chiavi della scienza per ammaestrare il popolo cristiano ed ha pure le chiavi della suprema potestà per sciogliere e legare. La voce del Papa è voce del Signore. La sua parola è parola del Signore. Il Papa è l'arca vivente della nuova alleanza in cui ritrovami la divina legge, la manna della celeste dottrina e il vaso di oro prezioso in cui si contiene la purezza della fede cattolica. Il Papa è la luce del mondo, la guida dei popoli, è l'arca di salvezza per tutti. Egli, in nome di Gesù Cristo, ha virtù di far risorgere e salvare la inferma e delirante società, qualora ella volesse essere da lui guarita e sanata. E alle alunne del Magistero, nel 1906, scrive: pregate che tutti i fedeli docili ascoltino la voce del vicario di Cristo, Pio X, il quale, conscio dei grandi mali che cercano di far crollare la società dalle sue fondamenta, si è proposto di restaurare ogni cosa in Cristo. Forte della fortezza di Dio, assistito come egli è, dallo Spirito Santo.